Ora si rende conto di quello che è successo, ma quando ha disarmato l'uomo che stamattina è entrato con una pistola nella scuola del figlio, il suo unico pensiero è stato questo. Stava facendo colluttazione con le signore e l'ho visto. Io gli ho messo la mano addosso e in effetti gli ha cacciato la pistola. Cacciando la pistola l'ho disarmato. Giuseppe Russo, tra gli applausi delle mamme, racconta così quanto successo stamattina alla scuola Ada Negri di Napoli, dove un 64enne è entrato armato. È successo che una persona che dopo si è scoperta armata è entrata nella scuola dicendo il nome di una maestra che cercava la maestra. La maestra dice che pure è scesa da sopra dalle elementari, non l'ha riconosciuta, ha detto no, è una persona che non conosco e quindi è stato mandato via, ma non è andato via. Questo è successo venerdì, è ritornato stamattina e voleva rientrare, ma non è stato fatto entrare e si è messa all'angolo. Durante l'orario, insomma, che noi portavamo i bimbi a scuola. Giustamente alcune mamme che l'hanno riconosciuto dalla volta scorsa, che l'hanno indicato, ma non so detto da chi, sono andate ad affrontarlo, a dirgli tu da qua cosa vuoi? La maestra che tu cerchi non c'è, te ne devi andare. Lui ha reagito dicendo io non devo dare conto a voi e tutte queste cose. Si è fermato un ragazzo per aiutare queste mamme nel cacciare via questo e gli ha dato uno schiaffo, dice. Questo ha cacciato la pistola. Intanto la vicepresidente dell'Istituto Comprensivo Campo del Moricino di Napoli, del quale la scuola Ada Negri fa parte, si dice sorpresa di quanto accaduto, ma le mamme che questa mattina hanno saputo cosa è successo ora hanno paura. Certo che c'è stata paura, le mamme che lo stavano andando ad incontro, questa ha cacciato una pistola, c'è stato il terrore, sono scappate tutte di qua per vedere i bambini, insomma, sera per far chiudere il cancello, perché in pratica questo cancello viene aperto da un interruttore interno, ma chi lo apre non vedi chi c'è fuori. Allora noi vogliamo essere tutelati. Io non voglio accusare nessuno, però quando va a capire mio nipote, o i figli miei, come fanno mettere la firma? A me se non concesso, se io non conosco una persona. Non tiene nessuno diritto di farla entrare, siamo spiegati. C'è venuto venerdì questo signore, si è spogliato nudo e ha fatto pipì davanti ai bambini. Stamattina è ritornato, è entrato nella scuola, è uscito, abbiamo chiamato la polizia, un'ora e mezza la polizia non veniva, come al solito che a Napoli ci vuole tempo per venire la polizia. L'abbiamo fermato noi, il popolo del quartiere. Quando l'abbiamo fermato, il signore ha messo la mano e ha cacciato una pistola. Un papà di un bambino l'ha bloccato. Se la pistola non si inceppava perché si è inceppata, lui aveva fatto una strage stamattina.